Bene, buongiorno a tutti. Spero di essere veloce in questa mia presentazione, che è composta di una decina di slide, nelle quali mi sono concentrato, per valutare, diciamo, quelle che sono le soluzioni possibili oggi. Sono d'accordo con, l'amico Saro Capozzoli, è fondamentale in questo momento. Magari sbagliare, però provare a verificare come le tecnologie che siamo in grado di proporre con le imprese italiane, se queste tecnologie si possono candidare in qualche modo a delle ipotesi di transizione energetica, perché di questo si parla, di sostituire i combustibili tradizionali con altre fonti, diciamo, va bene l'idrogeno, va bene l'energia elettrica rinnovabile, comunque qualcosa che non produca CO2 nel suo processo. Io sono qui oggi a parlare per ICI Caldaie, però direi che quasi quasi parlo un po' per il mondo anche della, diciamo, della produzione di soluzioni industriali. Voi sapete che partecipo anche in Confindustria, un'associazione che si chiama UCC, che si occupa di caldaireria, ma oggi direi che la caldaireria, se notate un po' questa immagine, non è più, insomma, un oggetto semplice, ma è carico di tecnologia e si sta candidando anche come disponibilità ad una transizione energetica che vedrà molti cambiamenti sui nostri dispositivi. ICI Caldaie si occupa di idrogeno da molti anni, dal 2003, ho i nostri primi test di laboratorio di quegli anni in cui ovviamente provavamo a vedere che cosa sono le celle a combustibile, che cos'è un processo di steam reforming, e via via negli anni, insomma, abbiamo fatto varie esperienze che oggi non ho sintetizzato in tutto quello che abbiamo fatto, ma ho cercato di concentrarmi su quello che è oggi interessante e potrebbe farci fare un passo nell'applicare tecnologie. Sento un rumore di fondo, un feedback, magari. Va bene, in questi anni la nostra produzione si è via via ritagliata degli spazi per verificare sostanzialmente due filoni di tecnologie. I fuel processor, ovvero dei dispositivi in grado di trasformare i combustibili in idrogeno, e integrazioni di vario tipo. Chiaramente l'integrazione principale quando si parla di idrogeno è quella con il mondo delle celle a combustibile e quindi la produzione di energia elettrica nel momento in cui si abbia la disponibilità di idrogeno puro, piuttosto che idrogeno miscelato a CO2 quando venga prodotto da gas metano o da combustibili tradizionali. Che cosa abbiamo visto in questi anni? Che è possibile sviluppare dispositivi di produzione di energia elettrica abbinando la produzione di idrogeno alle celle. Le celle a combustibile tipo PEM, e questo garantisce non tanto, insomma, una macchina innovativa, perché si tratta di macchine cogenerative, però garantisce la possibilità di sviluppare energia elettrica e calore, perché anche le celle a combustibile generano calore nel loro processo, e quindi permettono di ottenere, dicevo, dei cogeneratori che ci hanno fatto verificare la possibilità di avere macchine silenziose, oggetti dove non c'è una combustione, ma tutti i processi chimici, e quindi anche diciamo, un miglioramento della qualità della trasformazione dell'energia. Tenete conto che noi siamo qui a vedere efficienze di produzione di energia elettrica superiori al 35% con macchine che utilizzano celle a combustibile tipo PEM con potenze di pochi kilowatt, 20-30 kW. Immaginate un motore a combustione termica o una turbina di queste potenze, insomma, non arrivano nemmeno lontanamente a rendimenti di questo tipo, che peraltro possono anche essere migliorati quando
ci sono abbinamenti con celle di altro tipo, come ad esempio quelle a ossidi solidi, che garantiscono trasformazioni da combustibile a energia elettrica molto alte. Che cos'è un fuel processor? Sostanzialmente è una macchina chimica che attraverso queste tre reazioni principali trasforma un combustibile. Poi adesso, immagino che tutti direte, vabbè, ma ci parli del metano, no? Poi vediamo il perché parlo anche di combustibili. Una macchina di questo genere, attraverso queste tre reazioni, riesce a spaccare la molecola MHN, quindi questo combustibile, in idrogeno e poi CO2. Le tre reazioni, ve lo dico perché poi mi serve un passaggio successivo, avvengono: la prima, steam reforming circa 800 gradi, water gas shift a 500 e poi l'ossidazione parziale a 250 gradi, al di sotto di 250 gradi, altrimenti si brucia l'idrogeno. Queste tre reazioni permettono, attraverso un processo chimico, di trasformare i combustibili in idrogeno. È importante in questa trasformazione evitare di avere residui di ossido di carbonio al termine del processo al di sopra di 5-10 ppm, dipende, perché questo comporterebbe un avvelenamento delle celle a combustibile e quindi ne comprometterebbe la durata, quindi la vita. Vengo al dunque. Molto recente e oggi disponibile è la tecnologia delle membrane selettive. Noi su questo abbiamo sviluppato questo progetto, trovato anche su web e in internet, abbiamo sviluppato questo progetto che si è concluso nel 2019, che consiste nella trasformazione del biogas in idrogeno. Vedete nello schema, poi quindi utilizzabile per applicazioni domestiche, l'automotive, piuttosto che lo stoccaggio. Perché mi interessa la tecnologia? Perché spesso noi abbiniamo la disponibilità di idrogeno green unicamente alla produzione da elettrolizzatore attraverso l'uso di corrente elettrica rinnovabile. Questo è vero, questo è prevalente il lavoro che sta portando avanti Saro nella semplificazione di queste macchine e nella produzione italiana, perché ci manca ed è fondamentale. Mi preme far presente che esiste anche un'alternativa dai biocombustibili nella produzione di idrogeno. Questo è molto interessante perché abbinato alla produzione da fotovoltaico piuttosto che da eolico, questo contribuirebbe ad aumentare la disponibilità di idrogeno verde. In che cosa consiste questa tecnologia? Come vedete lì sopra in alto, scusate l'inglese, ho preso dal sito di Bionico, come vedete le attività classiche di trasformazione in questo caso del biogas, passano attraverso il reform, il water gas shift e delle purificazioni successive, diciamo così. E quindi i processi che hanno un certo dispendio di energia e una complessità anche di gestione, perché insomma steam reforming lavora intorno agli 800 gradi, questo non è semplicissimo come dispositivo da gestire, ma per arrivare poi ai numeri, con questa macchina si arriva ad un rendimento di conversione del 50%. Le membrane selettive offrono invece un notevole vantaggio perché hanno la possibilità di avviare le stesse reazioni, perché comunque si parla di reazioni di steam reforming, quindi di rottura dei legami chimici dei combustibili con l'uso di catalizzatori. Ma abbinate appunto a questa reazione, a queste membrane che sono selettive, immaginatevi un setaccio, no, che permetta il passaggio di una sola specie chimica. Si utilizzano per l'idrogeno, ma ci sono anche per altre molecole. Queste membrane ti permettono nel solo di un componente, nel nostro caso dell'idrogeno, ci permettono di lavorare a temperature molto più basse, 500-600 gradi. Attraverso una depressione che viene applicata
a valle delle membrane, l'idrogeno che è parzialmente prodotto dalla reazione chimica viene succhiato, quindi viene estratto, in purezza, nel senso che è al 100% idrogeno puro, cioè secondo le varie tabelle 99,99, sono 3,9, insomma questo livello di purezza viene estratto, quindi la reazione chimica, che sarebbe parziale vista la temperatura più bassa, continua a spostarsi verso la produzione di idrogeno, perché mancando l'idrogeno che viene estratto si ottiene, diciamo, una macchina molto efficiente che ci permette un rendimento di trasformazione da biogas a idrogeno con valori intorno al 70%, come vedete nell'immagine. Ecco, questo secondo noi è una tecnologia già oggi disponibile. Noi abbiamo verificato la bontà di questi dati teorici proprio nella produzione di un impianto completo, e adesso addirittura stiamo procedendo con la fase successiva, che è TLR 7, si chiama MacBeth, il progetto prossimo, dove questa produzione di idrogeno da biogas verrà prodotta con, diciamo, una macchina di dimensioni più grandi. Passo alla slide successiva e racconto un'idea che è un po' più recente, forse anche un po' più grezza, probabilmente anche discutibile nella sua applicazione, ed è un'idea di integrazione di sistema. Noi cerchiamo di mettere insieme le tecnologie perché sono tutte buone, interessanti, ma la complessità avviene quando poi si mettono assieme. L'idea è quella di produrre appunto idrogeno da fonti rinnovabili attraverso l'utilizzo di elettrolizzatori, e qui abbiamo scritto semplificati. Perché semplificati? Perché proprio per riagganciarmi anche alla relazione precedente di Saro, noi siamo nella possibilità di sposare, no, elettrolizzatori ad impianti fotovoltaici per l'utilizzo poi di idrogeno in blend, in miscela con il gas metano, su applicazioni industriali. Adesso si sente molto parlare delle acciaierie. Secondo noi si può scendere un po' di potenza, di dimensione, e iniziare la transizione energetica nelle industrie, ad esempio, del mondo del food and beverage, dove l'utilizzo di calore di processo è importante, non può essere sostituito da dispositivi come le pompe di calore, e quindi integrare e semplificare la tecnologia per poi avere idrogeno disponibile da miscelare con il gas metano, con percentuali che vanno dal 20, ma io vorrei più spostate verso l'80%, stiamo verificandola come tecnologia disponibile per tagliare la produzione di CO2 quando si utilizza calore di processo. Perché ritengo che questo possa essere interessante? Perché mi sembra che per aggredire la produzione di CO2 valga la pena andare su impianti dove la necessità di combustibile è elevata, per ultime, no? È come un po' sull'automotive, vengono per primi i treni, è più facile oggi applicare l'idrogeno al trasporto pesante per poi arrivare alle automobili. Ecco, secondo noi oggi è possibile immaginare impianti di questo tipo dove la produzione di idrogeno è per forza localizzata. Possiamo immaginare di trasportare un elemento come l'idrogeno, che ha una scarsità energetica, cioè è un terzo circa in volume del valore energetico del gas. Del gas metano, quindi non essendo conveniente il suo trasporto, mi sta immaginando impianti integrati di questo tipo dove la miscela di idrogeno e metano, diciamo il combustibile presente, possano tagliare in maniera importante la produzione di CO2. Cosa serve per avviare questi impianti? Beh, serve qualcuno che sia sufficientemente pazzo da mettere insieme tutte queste tecnologie, ma siamo già in due presenti in questa tavola. E poi serve qualcuno che finanzi, come tutte le cose si faceva accenno prima ai pannelli fotovoltaici dei primi tempi, le tecnologie all'inizio possano calare. Penso che sia una buona opportunità quella che ci offre il PNRR, piuttosto che anche i progetti dell'IPCEI,
proprio per affrontare questo primo scoglio, e cioè di spesare una parte degli investimenti con dei finanziamenti. Faccio una parentesi, ci lamentiamo che in Italia non succede mai nulla, ritengo sia un momento buono per mettere insieme le imprese e presentarci a chi poi decide quali sono le misure per avere i finanziamenti, perché in qualche modo mettere insieme le imprese tra di loro, nominavo prima l'associazione di cui faccio parte, ma anche penso a chi produce elettrolizzatori o altri che in Italia ci possano aiutare a fare rete, perché altrimenti insomma l'idea vincente finale poi è quella di finanziare le imprese più grandi. Io ho assistito a tutto il progetto dell'ICEI, tendenzialmente insomma, i soldi vengono dati alle grandi imprese, che per me non è un'obiezione, però queste grandi imprese non sono manifatturiere, quindi difficilmente poi investono nel nostro paese, ma sono aziende che hanno a che fare con la produzione di energia, la distribuzione di energia, e quindi tendono a essere più affidabili per la dimensione che hanno, ma rischiano di disperdere poi i finanziamenti che vengono erogati in progetti che non coinvolgono il tessuto manifatturiero italiano. Scusate la parentesi. Ultimo progetto sul quale siamo impegnati, mi dà un messaggio che webcam, di disattivare la webcam. L'ultimo progetto sul quale siamo impegnati, che forse non è un TLR molto elevato, è questo Flex and Confu, che adesso mostro nell'ultima slide. Sostanzialmente si divide in questi due filoni principali, che consistono nella produzione di diciamo power to power, la chiamano così, quindi da elettrico a elettrico attraverso uno stoccaggio intermedio. Sono quei processi che tendenzialmente vogliono dimostrare che è possibile stoccare l'energia quando non viene utilizzata per poi essere di nuovo trasformata in energia elettrica. Questo progetto Flex and Confu ha di interessante, vabbè, la parte di sinistra della mia presentazione, dove classicamente viene prodotto idrogeno da elettrolisi. Il goal del progetto consiste poi nell'iniettare idrogeno in una turbina, e quindi in blend con il gas metano, per riottenere una sorta di pompaggio attraverso l'idrogeno, per ottenere energia elettrica con l'uso di idrogeno. Il secondo, che invece è l'immagine di destra, è molto più interessante, perché passa attraverso uno stoccaggio, che è la trasformazione dell'idrogeno con l'utilizzo dell'azoto, con la trasformazione dell'idrogeno in ammoniaca. L'ammoniaca è interessante, anche se insomma ha le complessità di gestione che conosciamo, è molto interessante perché potrebbe costituire l'elemento di stoccaggio barra trasporto per concentrare quello che dicevo prima, la diminuzione energetica che abbiamo con l'idrogeno. In questo caso il core consiste nel trasformare una turbina non solo in blending con l'idrogeno, ma anche con l'ammoniaca iniettata direttamente per trasformare l'energia stoccata in energia elettrica. Scusate se sono stato troppo veloce, se ho fatto confusione, sono disponibile per ogni domanda.